Allora, da poco avevo in collegamento telefonico Emiliano Babilonia, ricercatore indipendente che si occupa non solo di controllo mentale ma di frequenze e di tutto quello che gira nel mondo del controllo mentale. Poi parleremo anche, Mario, di Grillo e di Ventana che insomma, se ne escono con dichiarazioni. Emiliano, eccoci! Ci senti? Mi senti? Sì, ti sento perfettamente! Bene, come sono contenta di sentirti, Emiliano! Buongiorno. Allora, ecco, ci sentiamo tutti, salutiamoci sì. Tutti. Ciao Emiliano, buongiorno e buon anno. Buongiorno e buon anno. Buongiorno anche a voi, Ciao, buongiorno. Allora Emiliano, non vedevo più, ero preoccupato della vostra assenza. Un'abduzione aliena, un controllo mentale, cosa poteva esserci successo? Invece no, soltanto le meritate vacanze. Che sono peggio. E ci sei. Esatto. Ci sei mancato tantissimo anche tu, anche perché Emiliano, io insomma ho ricevuto non solo tanti complimenti per l'attività che fai, ma anche tante segnalazioni di persone che poi io insomma ti girerò nel privato, che dicono o comunque che presuppongono che nella loro vita possa esserci un controllo mentale o loro personale o delle persone che hanno vicine. Oggi comunque ci parli di terrorismo militare e spionaggio delle masse, due temi che insomma sul web sono risultati interessantissimi dai commenti che ci hanno già scritto. Da cosa vogliamo cominciare, Emiliano? Allora, voglio parlare dal terrorismo delle masse perché ultimamente, cioè terrorismo in generale, perché con il fatto che queste tecnologie di controllo mentale, tecnologie che possono controllare le masse, sembra come se non vengano utilizzate proprio per questi scopi, cioè come se qualcuno vuole che in realtà il terrorismo o gli attentati vengano eseguiti in un determinato modo per poi creare una destabilizzazione della sicurezza nazionale o addirittura creare un terrore psicologico verso la popolazione. Quindi è giusto chiamarli, Emiliano, false flag? Sì, oppure io li definisco sempre, dai studi che noi facciamo, dalle nostre teorie, anche dei manciuriani, cioè che operano attraverso un comando indotto per fare questi attentati. Ma la cosa strana è che siccome i sistemi di sicurezza, l'intelligence, i servizi segreti, i satelliti di spia e tante altre tecnologie che possono rilevare o prevedere gli attentati, non arrivano mai prima dell'attentatore. Cioè sembra come se una cosa pilotata che deve essere studiata a tavolino da persone importanti che dicono la strategia del terrore è se facciamo fare un attentato in un determinato posto oppure creiamo panico in un altro stato, in un'altra città. Certo. Ovviamente sappiamo che più attentati ci sono, più stragi ci sono, l'industria bellica, l'industria satellitare o l'industria degli armamenti e delle tecnologie vende sempre di più e guadagnano sempre su miliardi, certo. Perché lo scopo in realtà è questo. Che poi Emiliano anche diciamo non soltanto l'industria diciamo bellica ma anche l'industria del controllo, perché la gente poi con la paura cede la propria sovranità a leggi marziali e così via. Ma soltanto no? Anche a uno stato di polizia che insomma noi vediamo essere in giro presente, soprattutto quando ci sono appunto il giorno dopo questi attentati false flag insomma, o manciuriani che siano. Esatto. Tutti uguali poi, no? Tutti uguali. Tutti con lo stesso script. C'hanno proprio un copione, quindi anche gli ultimi a Istanbul, eccetera, la solita teoria di ambulanze, non si vedono corpi, non si vede niente, insomma, sì. Solita storia. E ricordiamo molto importante anche la figura di questi crisis actor, di queste persone che si trovano sulla scena degli attentati e spesso sono quasi gli stessi, come se non avessero modo di avere qualche comparsa diversa. Questo ci fa anche un po' pensare a quella dissonanza cognitiva, no? E tu ti vedi sempre la stessa persona che si salva dagli stessi attentati. Sì, no? È come vincere il Superenalotto 5 volte nella vita, insomma. Il vero obiettivo è quello, no? Una specie di ipnosi di massa a livello continentale, anzi mondiale ormai. Certo. È un format esportabile, io ho fatto una volta un post, format mediatico legalizzato, perché Obama nel 2013 ha firmato proprio un atto facente parte diciamo del pacchetto intero del programma di sicurezza degli Stati Uniti, in cui viene legalizzato l'uso di questi filmati privati, di agenzie, eccetera, come se fosse poi, cioè riprendono esercitazioni e poi vengono mandate come se fossero un evento realmente successo, tutto legale. Allora, per chi volesse fare domande a Emiliano mentre lui è in collegamento con noi,
voi, lo può fare nella nostra chat Radio Chaos Italy e su YouTube, quindi insomma lì potete scrivere le domande che io girerò ad Emiliano. Allora Emiliano, vai, continua, grazie. Allora, un'altra cosa che poi noi abbiamo notato, siccome ovviamente faccio anche io dei studi di iconologie militari, com'è possibile che un determinato sistema, cioè anche a Roma è successo questo avvenimento, davanti al Parlamento, se non sbaglio, una persona armata si presenta davanti alla porta d'entrata e comincia a sparare ai carabinieri, il quale è stato ferito uno di questi agenti. Sì. Cioè, è possibile che il sistema di sicurezza non sia stato in grado di capire o di prevenire una persona che cammina così liberamente e fa un gesto del genere? Allora, come se io entro all'interno di una chiesa, mi siedo e mi esplodo. Cioè, la tecnologia purtroppo dovrebbe, attraverso i sistemi di intelligence, attraverso i sistemi di intercettazione ambientale, attraverso i sistemi di vedinamenti, anche con tracciatura GPS satellitare, oppure droni, oppure tecnologie di telecamere intelligenti, che adesso ne stanno parlando in molti posti, che al centro storico verranno montate le telecamere intelligenti come Londra, sì, perché ovviamente devono prevenire determinati avvenimenti che le persone potrebbero fare proprio per scopi di attentati e per scopi di terrorismo. Emiliano, posso farti una domanda su questa, su questa tecnologia? Volevo avere la mia curiosità, ma se io sono appunto questa telecamera, a me mi intercetta, no? Che io passo lì e mi intercetta nel video, e io non ho mai avuto problemi con la legge, quindi non sono mai stato, come si dice, schedato. Comunque mi riconosce? Allora, la scansione biometrica facciale, cioè un'impronta digitale biometrica del viso, entra in un database, il database analizza milioni di fotografie in tempo reale e vede se tu sei una persona schedata. Ah, okay. Ma analizza anche se tu conosci persone schedate o se ci sono persone che magari potrebbero essere dei terroristi, e immediatamente utilizza un database multiplo. Certo. Avete visto tante volte in televisione che si vede la piramide, c'è cioè il capo e poi sotto tutte le persone che sono affiliate del clan che vengono arrestate. Sì. Ovviamente le telecamere nuove della nuova concezione permettono, attraverso delle frequenze a microonde o a infrarossi, di vedere all'interno del corpo come il body scanner. Madonna. Quella è una tecnologia innovativa che potrà veramente sventare attentati terroristici. Allora, se vedi terrorista mentre cammina per strada, puoi capire se il terrorista è armato oppure è allora buono. Io ti faccio però la domanda da avvocato del diavolo: visto che noi dubitiamo che queste telecamere siano messe per scoprire veramente i terroristi, perché i terroristi sono spesso roba loro, mi chiedo a che cosa servono realmente, secondo la tua opinione, Emiliano, queste telecamere? Chi guadagna se mettono queste telecamere? Le società che progettano e creano tecnologie militari e industrie belliche. Certo. Quindi in realtà loro dicono: noi mettiamo questo palliativo e abbiamo risolto il problema. Certo. Quindi in quella zona, magari al centro storico, non ci faranno più attentati per 3-4-5 anni. Sì. Allora, posso dire una cosa? Assolutamente. Come sempre in queste, diciamo, messe in scena massoniche, la cosa più importante da vedere è quello che succede dopo, per capire dove volevano arrivare. Per esempio, dopo l'attentato di Parigi, a Stazione Termini a Roma sono state messe tutte quelle paratie in vetro trasparenti, per cui adesso non si può più accedere ai binari se non attraverso passaggi controllati da loro, e anche quello crea un clima, insomma, di inutile, no, di tensione, di panico sul nulla, perché hanno creato a creare tutto loro. Allora Emiliano, prima di lasciarti la parola e continuare a parlare di questo argomento, c'è una domanda per te. Allora, parla dei nuovi cellulari, cioè, non dico la marca chiaramente per non fare pubblicità, c'è un nuovo cellulare che uscirà che ha lo scanner della pupilla, quindi tu ti metti lì e ti scannerizza la pupilla. Questo che cosa può comportare? Che cosa può comportare? Che stanno schedando la popolazione mondiale. Prima hanno iniziato con l'impronta digitale, poi hanno iniziato con l'inserimento dell'impronta vocale, adesso stanno iniziando con l'impronta corneale. Tutto questo serve per schedare le masse. Poi i social network che cosa fanno? Hanno un database enorme che fa sì che ogni fotografia che viene messa su questi database viene associata alla persona che ha creato l'account. Molti account adesso vengono associati a numeri di telefono, in modo da avere una
interazione, una sincronizzazione dei vari file all'interno di una database. È come se ci stanno schedando senza che noi abbiamo fatto nessun tipo di reato, senza che noi abbiamo fatto niente. Può servire per la sicurezza se l'attentatore o il terrorista che fa l'attentato è un reale terrorista, un reale kamikaze, ma se queste persone vengono pilotate o vengono addestrate da militari che utilizzano il terrorismo oppure utilizzano il terrorista con attacchi ben mirati, ben pilotati, che ovviamente occultano la sicurezza nazionale, e allora tutto questo non serve a niente. Certo, però le sovvenzioni dello Stato, le sovvenzioni di appalti militari, che sono miliardi, fanno sì che queste società hanno soldi limitati senza nessun tipo di, certo, di problema. C'è una società... Sì, sì, vai Emiliano, di. Sì, sì, volevo dire questa cosa. Sì, sì. A Roma c'è una società molto importante, fattura 40 miliardi l'anno e crea software militari e tecnologie militari. No, dico una caccola. È francese. Simone ha studiato il francese durante le vacanze di Natale. In realtà viene allora, dal greco. Praticamente questa società piano. All'interno, sì, all'interno, non sai chi ci lavora? Figli di generali, figli di politici, figli di persone dei servizi segreti, manager che addirittura erano di società telefoniche che mo all'improvviso sono diventati manager di società che costruiscono e progettano tecnologie militari. Addirittura lavorano con enti spaziali che costruiscono i famigerati le guerre stellari, cioè i famigerati sistemi satellitari che verranno messi in orbita con armi ad energia diretta, addirittura armi a onde convogliate o con missili pilotati che possono addirittura distruggere, loro dicono, meteoriti oppure attacchi nucleari a lungo raggio e cose del genere. È tutta una truffa. Si parla di miliardi, è un giro dei miliardi che non finisce più. È un po' come, Emiliano, è un po' come la NASA, no? Che con la storia dell'allunaggio, dello sbarco sulla Luna, ha chiesto ai contribuenti americani, e lo chiede da che anni, Mario? Dal 59, si tratta di 50 milioni di dollari al giorno. Cioè, per non andare da nessuna parte. Per non andare da nessuna parte. Ecco qui. Insomma, questa è c'è in Italia il PIL, c'è un piccolo PIL in Italia che viene sottratto proprio per gli armamenti militari, per le forze dell'ordine, per le forze armate. Perché, appunto, serve a mettere in ginocchio gli stati, no? Come aumenta il debito pubblico e naturalmente fa parte del progetto. Hai mai sentito qualche società che costruisce tecnologie militari che ha fallita? Io non l'ho mai sentito. Certo. O militari che stanno a casa perché, insomma, come i ministeri, no? Che stanno a casa perché non hanno più lavoro, assolutamente no. Di militari, io do una piccola anticipazione, ci parlerà Milica Kupic, che sarà ospite in trasmissione telefonicamente venerdì e ci racconterà la sua storia. Una storia allucinante. Salutiamo Milica comunque. Allora Emiliano, vuoi aggiungere altro? Ma io volevo aggiungere un'altra cosa. Se noi pensiamo che la tecnologia belga che opera attraverso lo spionaggio delle masse, attraverso ovviamente quando noi sentiamo intercettazione ambientale, molte persone credono che la semplice intercettazione ambientale può essere fatta con un microfonino che ti nascondono dentro casa o addirittura con una cimice che viene messa in un ambiente dove loro praticamente le persone stazionano che devono essere ascoltate. In realtà la tecnologia che effettua l'intercettazione ambientale potrebbe essere utilizzata anche con una sorta di tecnologia a microfono laser o microfono a particelle che interagisce con l'aria dove la persona sta stazionando. Quindi quando noi sentiamo tante volte l'intercettazione, abbiamo sentito quello in televisione oppure le registrazioni vengono messe tramite YouTube. Purtroppo la tecnologia è molto avanzata e loro se vogliono possono sgominare qualunque tipo di organizzazione criminale, anche l'organizzazione terroristica ISIS. Perché si guadagnano miliardi vendendo le armi, si guadagnano miliardi vendendo le tecnologie militari, si guadagnano miliardi vendendo
software che interagiscono attraverso queste tecnologie. Diciamoglielo alla Raggi che fa merenda sul tetto, che la intercettano comunque, sì, almeno sì. Rientra e prende meno freddo questi giorni, Virginia, ti sentono comunque. Se Bin Laden è stato intercettato all'interno di una grotta di una montagna, e non è che qualcuno è andato lì con la microspia, certo. La microspia per intercettare Bin Laden, però nessuno l'è andato a prendere. Dopo è uscito lo scandalo, Bin Laden è morto, hanno fatto vedere una fotografia anomala di una persona morta che potrebbe essere stato, sì, poi tra l'altro, una foto di Photoshop. Ma certo. Sì, beh, tre mesi prima dell'11 settembre il regista americano Aaron Russo, parlando con uno dei discendenti di Rockefeller, aveva avuto questa notizia, e appunto che sarebbero stati cercati questi terroristi nelle grotte così dell'Afghanistan addirittura tre mesi prima dell'attentato. Sì, certo. Pensate al livello di credibilità di questi signori. Assolutamente. E poi scusa Emiliano se ti chiedo questa cosa, ma comunque la tecnologia che loro hanno a disposizione può permettergli anche di collegarsi sui nostri telefonini e ascoltare le nostre conversazioni attraverso il telefono che tutti abbiamo in tasca. Non è così? È vero, anche il telefono è una microspia portatile, esatto, che tutti abbiamo addosso, e la microspia portatile ovviamente che sta all'interno del telefono come un ricettore di segnale audio-video permette di far sì che il telefono stesso diventi una telecamera e il telefono stesso diventi una microspia. Esatto. Certo. Quando noi siamo stati in televisione, non so se vi ricordate, abbiamo fatto un piccolo test, ovviamente non è stato ripreso dalla televisione, sì, ma avevo una rete schermante che abbiamo praticamente preso un telefonino, l'abbiamo messo in questa rete e il telefono ancora riceveva segnali, quindi certo, qualcuno stava ascoltando quello che noi stavamo dicendo all'interno dello studio televisivo. E aspetta, scusa, questa cosa dobbiamo dirla? Allora, la diciamo dopo la pubblicità? Vabbè, okay. Allora, andiamo in pubblicità, prima Alien Farm e poi torniamo con Emiliano Babilonia. Dai. www.radiochaositaly.com. E ci sei Emiliano? Sì, sì. Sì, sì. Hai ballato Emiliano? Babba, Alien and Farm. Allora, sono davanti a un computer per fare una modifica a un BIOS, perché ho avuto, diciamo, un virus anomalo che mi è entrato all'interno del computer, ma tanto io levo l'hard disk e ne metto uno nuovo e installo il sistema operativo e ho risolto il problema. Avete capito? Sì. No, allora, sai che stavo dicendo quella cosa prima della pubblicità, mi ricordo con Emiliano che abbiamo fatto quella prova, che poi tu... E abbiamo detto, ma strano che ancora il telefono funzioni dentro questa rete speciale, insomma, che tu avevi, dove non doveva prendere nessun segnale. Dopo che l'abbiamo detto, l'abbiamo rifatto e guarda caso il telefono non prendeva più e quindi c'è proprio il dubbio. Certo. Invece a me succede sempre una cosa strana, quando chiamo Mario 40 al telefono, da fisso a mobile o da mobile a mobile, che ho l'eco. Sì, l'eco me lo dicono praticamente tutti quelli che mi chiamano. È un eco particolare. Quando c'è l'eco salutateli. E noi li salutiamo sempre. Noi educati siamo. Detto... Allora, prima di salutare Emiliano, siamo giunti alla fine di questo collegamento telefonico, ricordiamo, dopo do la parola a Mario, i suoi siti per poterlo seguire: vittime del controllo neurale @gmail.com, ricercatori di fenomeni inspiegabili.blogspot.it e vittime del controllo neurale satellitare.blogspot.it. Mario? Sì, volevo dare un consiglio per un film stupendo, a mio avviso, che unisce queste tecnologie, in questo caso particolare la scansione biometrica dell'iride, a un tema di spiritualità, cioè la reincarnazione. Il film si chiama I Origins, adesso lo metterò sul mio profilo per chi vuole, diciamo, approfondire veramente. E anche sulla pagina di Controcorrente. Lo mettiamo anche sulla pagina. Non può accedere al tuo profilo. No, c'è pure il nemico pubblico quel film. Public Enemy, sì, sì. Allora, Emiliano, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. Noi ci sentiamo lunedì prossimo con altre cose che ci racconterai. Volevo ricordare anche il sito di YouTube, sì, certo, c'è il canale di YouTube Angeli Custodi MK Ultra Italia e Emiliano Babilonia, dove ci sono le testimonianze delle vittime del controllo neurale. Perfetto Emiliano, grazie, a presto, grazie. A lunedì, ciao Emiliano. Ciao. Grazie a voi, un saluto a tutti. Grande.